Ma stai dritto. Dai, che oggi finalmente. Oh, oggi siamo riusciti a partire con la telecamera quasi giusta. I Pokémon da. Vabbè, ci sono 9 compasse massicce, grazie per avermelo detto. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, sono Gianni e benvenuti in questo nuovo video del suo Pokémon Fletto. L'ultima volta ci siamo lasciati con l'Essa, arrivati in fretta e furia alla Sprazas. Finalmente siamo arrivati alla città della sesta palestra e si spera che sia la sesta palestra. Va a giudicare dal livello degli allenatori che abbiamo affrontato nella scorsa puntata, mi sa proprio di sì. Sappiate una, dovete prima di cominciare le avventure che vedremo oggi nei 4 episodi che registrerò oggi in data 7 dicembre, che quindi voi vedrete oggi e domani, dovete sapere 2 cose prima di partire, due avvisi per quello che potrebbe capitare all'improvviso. La prima è che vi ricordate l'episodio in cui siamo andati a battere Enzo, che purtroppo è stato interrotto durante la cutscene, cioè non è stato interrotto bruscamente, però durante la cutscene ho dovuto interrompere tutto e tipo andare a schermo nero tra virgolette, perché era passato il corriere a consegnare una cosa. Bene, sappiate che anche oggi deve passare il corriere, però oggi torno a registrare solo 4 episodi, quindi e poi sto registrando le 8, perciò appunto di finire per neanche le 10, perciò penso che oggi non farei in tempo a passare mentre sto registrando. Il secondo punto è che questa mattina mi sono svegliata attanagliata da quelli che io chiamo familiarmente dolori per ciclo. Ragazzi, è una cosa puramente femminile nel vero senso della parola, quindi se ogni tanto mi sentite tipo lanciare delle grida iper trattenute di dolore e vedete che nel gioco non sta succedendo cazzo, no, non è che mi sono rincoglionita ad emulare un danno che non mi hanno assolutamente lanciato, ma è perché per l'appunto sono attanagliata da dei dolori fisici. Ragazzi, proprio maschi, voi non avete idea di quanto sia doloroso. Le donne che non hanno i dolori per il ciclo, che hanno solamente i dolori durante il ciclo, sono fortunatissime. Io, per quanto mi riguarda, ho i dolori sia pre che post. Cioè, ragazzi, sono sfigata, sì, lo so, rientro nella fascia delle sfigate. In ogni caso, tornando al gioco dei Pokémon, o agli imprevisti che ci possono essere per le puntate che registro questa mattina, li ho detti, sapete che sono successe un paio di cose off camera. La prima è che ho scoperto che qua nei pressi di Las Brazas, che tra l'altro si chiama Las Brazas con la S, sarà meglio che vada a correggere il titolo dell'episodio precedente a questo, perché voi non lo sapete, ma sono andato un po' a memoria nel scrivere il titolo e avevo scritto Las Brazas con la Z, quindi adesso andiamo a correggere. Ecco fatto, Las Brazas con 2 S. Ho scoperto, ragazzi, che da queste parti ci sono i sinistri. I sinistri, ragazzi, mi servono il loro materiale per la precisione. Innanzitutto l'ho catturato, ho catturato un esemplare per sbloccare la pagina Pokédex. Tra l'altro, assieme a lui ho catturato anche un altro Pokémon, sempre qui nei paraggi di Las Brazas. Aspettate un secondo che lo trovo. Eccolo qua, Klefki. Ho catturato sinistri e Klefki. Meno male che c'è questa pagina catturata di recente. Prima leggiamo sinistri. Posso dettagli. Pokémon Tech. Tipo spettro, forma contraffatta, si infiltra nel corpo di chi lo beve, di chi lo beve rubando le sue energie vitali dall'interno, ha un sapore davvero pessimo. Questo è proprio l'ottava generazione, che lore inquietante. Poi ci abbiamo Klefki, portachiavi, tipo acciaio folletto. Tempo fa le famiglie nobili affidavano ai Klefki le chiavi delle loro casseforti. Si prendeva alcuni di questi Pokémon per generazioni. Questa è di Pokémon XY, invece quindi di sesta. E ragazzi, i sinistri in particolare mi serve il loro materiale per quanto riguarda l'evoluzione di Charlie, ossia di Charcadet. Questo lo capirete, mi auguro, entro i prossimi episodi, perché intendo battere la sesta palestra per questa puntata. Sapete che ho accolto ben 10, aspettate un attimo che li trovo, cocci di sinistri. Segnatevi il numero 10 dei cocci di sinistri, perché per appunto ci serviranno più tardi per quanto riguarda l'evoluzione di Charlie. Non vi sto a dire altro. La seconda cosa è che sono andata sotto un'altra giro vagare per il deserto di Azar e completamente a caso. La musica è altissima, non capisco perché sia altissima rispetto al gioco normale, una clip, però va bene.
Sì, qui mi ero fermato un attimo a guardare i calendari che mi fissavano, scusatemi. Ecco. Ho trovato completamente a caso, ora che ci siamo sfondati le orecchie, la pietra lunare. La pietra lunare avevo letto che si trovava dalla saga in modo estremamente raro. Botte di culo allucinante l'ho trovata. Quindi signori, ho aspettato questo episodio per farvi per arrivare a questo benedettissimo momento dove sono gli oggetti, eccoli qua. Ho aspettato questo benedettissimo episodio per fare questa cosa. Finalmente, ragazzi. Wigglytuff! Tipo normale folletto Pokémon pallone, il suo folto pelle è così morbido che chiunque lo tocchi non può fare a meno di continuare ad accarezzarlo, ma lo prende a coccolarlo anch'io, porca vacca, sto coniglione fatato. Adesso sì che sei forte, ora ci rimane solamente, ragazzi, da evolvere proprio Charlie. Però a Charlie ci pensiamo nella prossima puntata. Al momento i materiali necessari che ho raccolto per, tra virgolette, far evolvere, li ho raccolti, sono i cocci di Sisti. Perché mi servono i cocci di Sisti? Però appunto lo scoprite nella prossima puntata, dove andremo, penseremo da far evolvere prima di tutto, di tutte le cose che voglio fare nella prossima puntata, cioè evolvere Charlie. Dunque, esploriamo un attimino la città di Las Brasas. Come al solito non posso entrare nelle case, ma vabbè, io controllo sempre. Gocciola, l'acqua gocciola, se uscisse fuori come Dio Poppa ci sarebbe da divertirsi. E vabbè, avrebbero ben da fare quelli delle pulizie, cioè quelli della sistemazione. Si sarebbe proprio rotta. Sono enormi questi piatti, sono enormi. Quanti panini ci potrebbero stare? A quale tradizione si rifà, ragazzi, a prendere i piatti così? Sempre una cosa della Spagna? Le stoviglie di Las Brasas sono oggetti di artigianato famosissimi a Paldea. La ceramica nasce dal forno. Una volta data forma all'argilla, si mette nel forno e si lascia cuocere lentamente per giorni. No, giudicare dalla melodia, ragazzi, che sento anche di sottofondo, questa città potrebbe essere ispirata a quelle città spagnole che... No, aspetta, ma... Tipo sto stile iperacceso l'ho già visto, non mi ricordo il nome, ma mi ricordo un artista, un architetto spagnolo. Dovrebbe essere ispirato a quell'artista lì, i colori così accesi. Cioè, va, utilizzava forme anche più variegate con... le forme. Non mi ricordo, ragazzi, più il nome dell'artista famosissimo... Non mi ricordo più il nome, ragazzi, dell'artista spagnolo che aveva fatto anche tipo la casa, avete presente l'edificio? Quello che sente è iper stranissimo da vedere. Per un attimo ho pensato che stesse dabbando. Sono venuto qui per vedere la capopalestra e tulipa, ma anche i piatti sono molto carini, vabbè. No, sapete, stavo dicendo, comunque, a parte ricordarmi quell'artista e questi colori così accesi, che in verità però le forme di tutte queste case non c'entrano un cazzo con quell'artista di cui non mi ricordo il nome, dove potrebbe essere ispirata questa città alle città spagnole che risentono nell'architettura, hanno risentito, e ancora oggi si vede, il fatto che hanno risentito molto della cultura arabica ai tempi del dominio arabo, sì, perché... Brevissimo ripasso di storia, niente gassose, niente acqua fresca, non ci voglio ripetere niente. Ho trovato una pepita, ma chi le vuole le gassose quando hai trovato una pepita? Qui c'è il solito parcheggio per cyclist, una baseball, attenzione. Ci funziona bene, sui Pokémon già catturati. Sostituti, Pokémon che ho la coppia usando alcuni PS, vabbè. No, non mi interessa tirare fuori un pupazzo sotto forma di Keklerin. Comunque... Breve ripassione di storia, c'è stato un tempo in cui la Spagna ha sotto il dominio arabo e di conseguenza le architetture che venivano costruite in quel periodo erano il puro stile arabico del tempo, quindi, ed era tutto così iper acceso con le mattonelle, ecco le mattonelle c'ho in mente, i mosaici, ecco questi sono mosaici fondamentalmente, quello cos'è sono dei pixel art in verità nel gioco, però
sarebbero, questi sarebbero in ogni caso nella realtà della città, sarebbero dei mosaici questi qua. Qui ci sono dei scuocabilli, lasciamoli stare, che queste sono quelle piume gialle, sono iper coppi coglioni. Poi dopo che la questione dei piatti appesi, cioè in mente che viene dallo stile arabico, sempre dello stesso periodo. Cioè ricordo che mi è rimasto particolarmente in mente quel periodo più o meno, perché per appunto ricordavo cose del tipo prendevano pezzi tra virgolette riciclabili da parte di altri edifici che non venivano più visti, prendevano scarti, mattonelle che venivano scartate e le riutilizzavano. Mi sono rimaste impresse queste cose qui dalle lezioni di storia dell'arte delle superiori. Fuoco al colpo, un altro fuoco al colpo, perché non ci ho trovato uno. Oh, abbiamo trovato l'arena. Poi la cosa che mi fa dire, ok, questa città è ispirata alle città spagnole che hanno subito questa influenza, anche la musica, sentite. Cioè non so voi, ma io il banjo se questo è un banjo, ok, se non è un banjo, acculturatemi nei commenti. Questo strumento comunque mi rimanda al mondo orientale, perciò vabbè, fine delle speculazioni, bel design. Comunque andiamo dentro la palestra. Hola, professor Zim, salve Giada, come sta andando la ricerca del tuo tesoro personale? Alla grande. Oh, hai chiaro in mente il tuo obiettivo, niente male davvero. Il mio obiettivo, ragazzi, è finire tutti gli obiettivi che ci abbiamo in corso. Sono molti gli alunni che scelgono di affrontare le palestre per la propria ricerca di tesori. Questo perché, nonostante la difficoltà, è una sfida che regala soddisfazioni. Quindi ti ho aspettato qui per incoraggiarti. Dopotutto sono il referente della tua classe. Oh, un fatto nuovo, grazie. Aumenta di pochi punti esperienza ottenuti nelle lotte. Ecco il tuo regalino, spero che ti sia utile durante la ricerca di tesori, anche se può tornarmi utile. Se poi ti avanzassi un po' di tempo a dedicare a Pokédex, ne sarei molto felice anche io che l'ho sviluppato. Mi raccomando, continua così e cerca di stare lontano dai guai. Signor sì, aspetti solo prof che arrivi a fare l'ultimo dominante per quanto riguarda la missione di Peppe. Vediamo un po' quanto tempo stavo fuori dai guai. Guarda che la palestra di Las Brasas è parecchio difficile da superare, sei sicura di essere pronta? Certo, lo spero. Qui abbiamo un indidi. Salve anche a lei, signore, è un maschio perché c'è le corna lì su. Ottava generazione con i Pokémon comunque. Allora, per questa palestra avevo detto che avrei voluto utilizzare Steve o in alternativa anche Charlie per la questione di ombre notturne, perché i tipi psico sono deboli. Anche Tania, aspetta, dimenticavo anche Tania, preziosissima. I tipi psico sono deboli al tipo buio, al tipo spettro, ma soprattutto al tipo coleottero, quindi c'è. Dimenticavo anche Tania, quasi potrei decidere di scatenare lei come primo Pokémon, ecco, a posto di Steve, che sta per toccare il livello 45, che è il nostro limite al momento. Dico, ho paura che, visto il livello che hanno raggiunto i Pokémon nemici, adesso sale velocemente a livello 46, dal quale poi non può più obbedirmi in teoria, perciò non voglio rischiare. E andiamo per... intanto non sto a leggere qui le frasi stampine dello staff. Insomma, andiamo con Tania, che lei è un po' indietro, tra virgolette, con l'allenamento rispetto a Steve. Quindi, per affrontare la capopalestra Tulipa, dove superare l'esame. L'esame è un esercizio molto particolare. La capopalestra lo chiama esercizio delle emozioni. Lo ha ideato lei. Porta a termine per aver superato l'esame. Esci dalla palestra, va a sinistra e vedi l'occhio in cui si svolge l'esercizio. Troverai una donna con una tuta nera. Parla e ti spiegherà tutte le regole. Buona fortuna, e a dopo. In cosa consiste il suo esame delle emozioni? Non male che la mappa gli mette sempre la destinazione, manco fosse... beh, meglio di Google Maps, ragazzi. Frecciatina piccolina. No, perché l'unica volta che abbiamo provato a usare Google Maps per conto mio, perlomeno io... e nel compagno di scuola durante una gita scolastica è finito tutto in sfacelo. Ah, ma la professoressa Dendra. A proposito,
Stavo pensando dalla prossima puntata di vedere, incominciare a vedere le lezioni della seconda parte dell'anno, tipo ne vediamo almeno una o due, però precedenza Charlie nel prossimo episodio. Comunque, professoressa, benvenuta novellina, qui si svolgerà l'esercizio delle emozioni. Che c'è? Ti domandi che ci fa qui l'insegnante di lotta a fare l'istruttrice? Devi sapere che io e la capopalestra Arturi passiamo amiche dalla vita. Praticamente un giorno ci siamo sfidati con la regola che chi avesse perso sarebbe stato in debito con chi avesse vinto. E così, ecco. Vabbè, per farla breve, fa bene anche a me un po' di allenamento, così quando non faccio lezione do una mano. Le regole dell'esercizio sono semplici. Ti farò vedere come si fa. Osserva bene e imita correttamente i movimenti. Dunque, comincia l'esame della palestra. Sei pronta fisicamente e psicologicamente? Cosa da perdere, certo. Bene, via l'esercizio! Fa esplodere le tue emozioni! Come, cosa devo fare? Va bene parlare, però. A parte lì, beh, diciamo, non mi carica i pixel di me, diciamo. Gioco, caricami la texture di me, diciamo, per favore. Esegui l'esercizio delle emozioni. Cosa devo fare? Con Tania fuori, ovviamente. 3, 2, 1. Sorprendito. Ah! Ah, devo premere i pulsanti. Ah, ok, ci sono i pulsanti. Ah, ho capito, ci sono i pulsanti lì in basso e devo usare la mossa giusta. Tania fa l'animazione del ridere. Dai, mostrami lì di ogni muscolo del viso. Poi io continuo a premere. Ben fatto, continua, continua. Vai, fatti incazzate siamo noi. Noi siamo incazzatissime. Vabbè, bellissimo il suolo. Il suolo è bellissimo. Io continuo a spammare, ragazzi, non so quanto sia... Io, ragazzi, spammo. Vai, vai! Vuoi creare un'esplosione di divertimento? Ma con che suono? Una chitarra elettrica. Pensa a qualcosa che ti fa arrabbiare. Quando perdo ingiustamente. Cioè, quando come una scema mando in campo un mio Pokémon e non penso al fatto che potrebbe. E non ripenso al fatto che ho fatto una cazzata perché un colpo mi ha mandato KO, ecco. Una cosa che fa incazzare. Ancora, ancora. Quando finisce sto esame, ragazzi? Domanda. Sta gara di pose? Ho finito, ho finito. Sono andata male, sono andata bene, domandina. Meraviglioso, davvero eccezionale. Una capacità espressiva impeccabile, un punto sempre sorridente. E ora che ci siamo riscaldati per bene, alleniamo al massimo i muscoli con una bella lotta. Accetto i movimenti, muoviti molto più di quanto fai normalmente in una lotta. Fai lavorare tutti i muscoli. Ma per un attimo sono sperato nella sfida contro la prof, però. Niente, pare che gli unici prof potenziali che potevo combattere saranno quelli che si chiamano i Super 4, però insomma. Anche. Scusa, no, scusa. Solo quello che ho mosso, c'ha. Adesso taglia, è vero, sì. Dottorita usa ipnosi? Ma Tania c'ha insonnia, è vero, e meno male che c'è insonnia. Un vero ragno non dorme mai quanto deve.
Ce l'ha pagato sotto mano. Il prossimo è Kirlia. Vai, continua, continua. Che nello scorso episodio ho avuto un lapsus per la stanchezza. Ma qui ci abbiamo, ecco, ci abbiamo anche per l'impuntura per contrastare il tipo folletto di Kirlia, perciò. Mamma mia! L'hai sentita la potenza 80, cara mia? Livello 43 per Tania. E abbiamo vinto! Lasciatelo dire, tu e la tua squadra siete davvero in forma! Ottimo, siete i muscoli che ti portano, sono carichi di gioia e pronti allo slancio. So che sei stanca, ma resista ancora un po'. Ora inizia la seconda parte dell'esercizio. Cosa ancora? Ancora, ok, sono sempre i soliti. Ti esci più che puoi. Il bello è che tutti gli altri dietro stanno fermi, non posso... Non posso stare ferma così anch'io, devo per forza continuare a muovermi. Sono uscito da un telequiz, avete presente? Tipo il milionario. Oh, il suono del TG. Quando passano le notizie. Avete presente? Avete mai visto tipo un qualsiasi TG all'inizio? Quando passano i titoli. Ta-dan! Comunque le bolle stanno a dedicare che sto finendo, vero? Perché non ne sbaglio una. Quando passa ragazzo una notizia al telegiornale, ta-dan! Aspetta, volevo fare... Ah, non gli appare più lo stupore. Comunque sto finendo perché continuo ad apparire sempre più note attorno a me. Forse questo è l'ultimo. Quando passo da una notizia al TG, dico un titolo e poi si sente questo suono qua. Ma poi me l'avevo capato dallo stupore, da che? Di quando vedo il dominante, tipo. Dai ragazzi, che ho quasi finito, lo so, poi dopo tanto lo so che poi c'è anche la parte terza, perché lì vedo tre allenatori dietro di me, prima ho battuto Kirlia, dopo c'avevo... No, Gottorito ho battuto, poi... No, aspetta. No, magari c'è solo un allenatore dopo, cioè... Comunque... Insomma, vedo lì ancora due Pokémon che non ho battuto, anzi tre, No, no, non fa sparire la notte, cazzo! Dai che quasi finito, non sbagliare adesso. Ho finito. Oh mio Dio. Impressionante, per un istante ho pensato che l'insegnante fossi tu. Manca poco a me, resisti ancora una lotta per superare i tuoi limiti e vincere l'acido lattico. Vai, ancora una lotta, vai. Vorrei tanto rafforzare i muscoli, consigli? Esce e cammina ogni giorno almeno mezz'oretta. Ecco. Ma un consiglio che veramente una volta... Abbiamo letto una sera su una notizia. Come tenersi in forma?
fatta ogni giorno, taglia, gemma, forza. Questo fa male. Ogni giorno fai almeno mezz'oretta di camminata e vedi che ti fa bene le gambe, al cuore, ai muscoli, a tutto. Con cosa contrasto? Voglio provare a contrastare col cialle, anche se so bene che anche lei deve la gemma forza. Mi è tornato in mente adesso, nel momento in cui ho selezionato. Cazzo, io lo so però cialle che tu sei più veloce. Cazzo. No! Che palle! Giada, sei una demente! Povera Charlie! Raga, Charlie necessita l'evoluzione non solo perché è più figa da evoluta, ma anche perché le serve per le difese, cazzo. Da cucciola è troppo debole anche a livello di... Ripicca, adesso mi vendico. Posto. Oh. Mi piace il Medicham. Vai, è momento di scatenare la nuova potenza di Irene. Ce la farà? Col solito salvi bacio. Raga, sparavo un giorno con questa evoluzione per la forza lunare, Irene, perché non mi ricordo più quanto è che fa la forza lunare da Wigglytuff. Forza lunare è il massimo della potenza praticamente del tipo folletto. Ma intanto, assorbi bacio. Mamma mia signore, la potenza. Grande Irene. Che schiva tutto! Vabbè, no, ho letto la mossa e a calci in volo. Irene schivando ha mandato di conseguenza KO, Medicham, perché quando tu sbagli la mia con calci in volo. Arrivederci e ciao ciao. Indeedy è il prossimo, Indeedy che è anche un tipo normale, ricordo. Ma no, tipo sì, vabbè. C'è nel dubbio Steve. Che è arrivato a livello 45. Intanto devo vedere qui le mosse che può imparare i Wigglytuff e se le impara, perché essendo è un Pokémon che si evolve dalla pietra, mi pare di cos'è che i Pokémon evoluti dalla pietra non imparano più niente. No, aspetta, possono imparare cose, attenzione. Tutto fuorché forza lunare. Dai. Qui si ripicca. Ah, ma c'è anche Magibrillio come mossa, oltre a forza lunare. Beh, ci tocca trovare Magibrillio allora, come MT però. Qui ripicca è super efficace, non l'ho sentito, non l'ho ascoltato. Ok, sì, era super efficace. Pokémon. E mi ha vinto! Vai così. Ecco che succede con Petra, è come una giovane in piena crescita. E con questo abbiamo finito, ben fatto novellina. Hai completato l'esercizio a pieni voti, congratulazioni. Adesso corri dritto dallo staff all'entrata della palestra. L'esame finisce davvero solo quando c'è l'annuncio ufficiale. Quindi ragazzi, direi che il video di oggi passa a concludersi qui. Sì, avevo detto che avevo battuto la capo palestra in questo episodio, ma l'esame è durato più del previsto, quindi sapete che c'è, rimandiamo lo scontro al prossimo episodio. Quindi nel prossimo episodio la prima cosa che facciamo sarà quella di andare a battere finalmente Tulipa e poi penseremo all'evoluzione di Charlie. Ma intanto Baratto, ok, Baratto, intanto Baratto e poi cura di Pokémon e poi outro, perché oggi, ma soprattutto prima cosa fra tutte, riuscire a rimanere nei 30 minuti di video. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, se ti piace ricordatevi di iscrivervi al canale se volete continuare a seguire il video. Vi ricordo che in descrizione trovate il link alla playlist completa su Pokémon, per caso mai fosse perso qualche puntata, il link al mio profilo Instagram dove pubblico cose sul canale, caso mai vi sentite dire qualcosa. E noi ci vediamo alla prossima!